porca maia, correte! Oh mio Dio! Sei bene? C'è uno che si è fatto male serio. Ho avuto davvero paura. Ma come siamo finiti? Una notte dispersi nel nulla, nel bel mezzo di una apocalisse zombie. Un terreno enorme disperso nella foresta, 2000 giocatori, 300 zombie. L'obiettivo comune era quello di arrivare alle 14, una volta entrati non si poteva più uscire, procurarsi tutte le risorse, costruire fortini e cercare di mangiare per riuscire a sopravvivere fino al tramonto, al che alle 21:16 esatte gli zombie sarebbero stati rilasciati. Se avevi un fortino ti salvavi, altrimenti eri disperso nel nulla. Riusciremo a sopravvivere? Quindi il piano è: ci dividiamo. Noi siamo a bancali. Noi siamo gallette, peli mimetici e teli impermeabili. Ok. Appena arrivati sul campo non potevamo più uscire. Il piano era quello di dividerci in due squadre. Io e Zerbi avremmo pensato rifugio e saremmo rimasti nella zona fiume, mentre Ferro e Refe avevano come obiettivo quello di trovare cibo e materiali per costruire la capanna. Buona fortuna, soldato. Buona fortuna che mangia. Questo ha mangiato la risorsa di cibo che c'avevamo. Chiaramente Zerbi non si smentisce mai. Inizia la sfida e lui già stava mangiando l'unica risorsa che avevamo. Ottimo. Vogliamo provare a barattare con qualcuno? Appena vediamo. Noi abbiamo una barretta di cioccolato, frate. Incontriamo subito altre persone. Refe decide di barattare la sua merendina in cambio di risorse per costruire il rifugio, che ricordiamo è la cosa più importante per difenderci contro gli zombie. Scusate, sono botti, sono liberatati, Cioccolato. Ma abbiamo la marea, acqua. Porca, non abbiamo niente allora. Allora aspetta, fammi vedere. Controlliamo bene cosa possiamo avere. L'acqua. L'acqua, se abbiamo 50. Ma voi allora avete già vinto, cioè casa sull'albero potete fare. L'acqua, poi un po' di bastoni. Quanti? 4 per un'acqua. È bella piena, eh? Dai, e addirittura ancora fresca. Allora 5, grazie. Tutti. Allora, aggiungiamo un cioccolato per un bancale. Allora, aspetta. Boh, il bancale ne abbiamo pochi. C'ho moglie e figli, dopo rimangono fuori. Beh, non avremmo avuto i nostri bancali, però con una bottiglia d'acqua abbiamo ricevuto in cambio 8 pezzetti di legno. Ma perché non 5? Raga, potremmo avergliene preso qualcuno in più, ma questo lui non lo saprà mai perché ce ne stiamo andando. Ma va bene così, ragazzi. Ora, immaginatevi la situazione in cui erano. Facevano letteralmente 38 gradi quel giorno. Abbiamo già fatto uno sforzo estremo. Ora però c'è un altro grosso problema. No, merda. Team, bro, devi andarlo per forza. Questo mi costa 2 barrette minimo. Nel punto esatto in cui eravamo noi non c'era campo, non potevamo parlare al telefono. Oh, dobbiamo capire dove sono. E c'è un solo modo, quello che si fa sempre in sopravvivenza. Samu! Cap! Samu! Zerbi! Ma noi siamo, scusa, in mezzo al vuoto, ma veramente. Pensate quanto era enorme, gigantesco questo campo. Bro, sai che se li abbiamo persi non ci ritroviamo. No, no, siamo fottuti. Più. Non possiamo girare con i tronchi, nascondiamo. Ok. Per forza, nascondiamo. Dove nascondiamo? Non ci deve vedere nessuno. Il problema è che nascondere 9 bastoni di legno senza farli trovare da nessuno che voglia costruire un rifugio, quindi tutte le altre 2000 persone, non è proprio semplice. Andiamo dritti di là. Li mettiamo in qua. Allora te lo dico, se ci vedono siamo fottuti, perché significa che stanno nella nostra famiglia. Ok. Il nascondiglio peggiore. Nel frattempo ne eravamo completamente ignari di tutto dall'altra parte della mappa e stavamo cercando un posto perfetto per fare il rifugio. E c'erano due problemi. Il primo è che era difficilissimo passare. No, no, non si può mai passare da qua. Ma va da qua, no, bro, è impossibile qua. Ci ammazziamo, fra. E il secondo. Fidati, dobbiamo fare il giro. Orco! Frate, ma ho preso qualche animale, non sto scherzando. C'è qualche serpente, qualcosa. Vai, qui. Ecco due. Frate, stai vedendo come ci sono un sacco di insetti e non scherzo. Ma è veramente pieno zeppo, bro. Ho appena colpito qualcosa. Oddio! Qua sotto. Guarda qua sotto, ma magari c'è già qualcuno. Avevamo trovato uno spot perfetto. No. Questo è perfetto, zio. Come puoi dire che è perfetto, che c'è addirittura anche l'acqua, bro? No, fidati, è un bel posto. Vabbè, andiamo a vedere intanto. Allora, lo spot era anche perfetto se non fosse per quei 3 centimetri d'acqua che c'erano sotto, che ci avrebbero lavati durante la notte. Ma vicino a questa posizione incontriamo dei team veramente forti. Guarda questo, guarda questi cosa hanno fatto, fra. Guarda che sono stati strabravi questi, Cioè, sono a posto. C'era gente che aveva costruito veramente dei castelli, ma in mezzo a questi castelli eravamo convinti ci fosse qualcuno che poteva ancora servirci. Chiediamo questi che sono in due, se gli serve qualcosa, vai. Mi serve una mano, regà? Niente, è un po'. Così. Siete belli. Siete distrutti? No. Distrutti della vita. Oh, se vi serve qualsiasi cosa. Ma tutte quelle bottigliette d'acqua dove le avete trovate, raga? Dove le avete trovate tutte? Samu, vieni subito qui. Cracker.
Dove l'avete trovato questa roba qui, ragazzi? Serio? Posso darvi una mano a costruire il fortino, lo finiamo noi. E ci mettiamo insieme. È dura. Allora, questi due non sembravano molto convinti di lavorare insieme a noi. Quindi cosa si fa in questi casi? Si cerca di sminuire quello che hanno fatto per convincerli che il nostro è una cosa migliore. Che poi però io sto pensando, se arrivano gli zombie, anche se avete fatto questa cosa qui, cosa cambia? Il problema è che con questi qui, cioè raga, il rifugio, più di così quanto lo alzi? Ma ti entrano comunque gli zombie. Infatti durante la notte anche chi aveva costruito dei castelli non sapeva che sarebbe successo questo. No, regali, hanno devastati. Ma alla fine forse riesco a convincere uno dei due. C'è un punto in cui si va di sotto, c'è un po' d'acquetta praticamente, c'è una specie di grotta. Se noi riempiamo quella grotta di questi è molto più semplice. Io? Dai. Difendi come ti ho insegnato. Da qua avanti lo puoi vedere tranquillamente il punto che diciamo noi. Non è male. A parte le cazzate, un bancale per terra, i bancali che bloccano l'ingresso di là, lo zombie non credo che si cali di sotto. C'è le nutre che ti vengono a grattare i testicoli. Hai le nutrie che ti vengono a grattare i testicoli. Vabbè, diciamo che forse è meglio se questo non l'abbiamo preso. La strategia è cambiata, se non possiamo proteggerci ci nascondiamo. Tipo qua dentro, qui a qualche parte qua. Perfetto, di fianco all'accampamento militare. Esatto, è l'unica. Ovviamente cerchiamo altri posti. E manco farlo apposta, guardate cosa abbiamo trovato. Oh cazzo, Dio, no, non è Derek, cosa hai trovato? Cosa c'è? No, fra, è perfetto. Ma tu vuoi veramente andare qua sotto? Certo, qual è il problema? Guarda, qua dentro ci sta neanche una persona. Sì, ma se lo facciamo bene, ci sta più di una persona. E in questo posto, finalmente, il telefono prendeva. Quindi era il momento di avvisare gli altri due dispersi. Dimmi che è lui. 3, 2, 1. Sei Zerbi, porco due. Bra, dove siete? Dove siete voi? Noi siamo a... Noi abbiamo fatto tanto. Dove c'è scritto corde, fra, abbiamo preso tantissimi legni perché uno ce li ha barattati. Zio, ascolta, io c'ho un bel posto in cui nasconderci qua. Ma mentre aspettavamo Refe Ferro, abbiamo trovato un rifugio abbandonato con nessuno all'interno. Allora, se noi prendiamo i bancali da questi e ce ne andiamo, non c'è nessuno. Non c'è veramente nessuno, zio. No, fra, ma ci beccano palese. E come fanno a beccarci? Frate, posso andare in giro con due bancali? Però siccome sono di questi, cioè di qualcuno che c'è qui. Ma va, zio, non c'è nessuno, c'è qui abbandonato. Allora, raga, sono due minuti che siamo davanti a questo rifugio. Non c'è nessuno. Cioè, completamente abbandonato. Ogni persona la vedo, passa. Passa. Quindi quello che penso io, ora noi prendiamo i bancali e ce ne andiamo. Ma proprio mentre stavamo tentando di rubarli. No, tranquillo, tranquillo, non me lo freghiamo. Tranquillo. Stanno chiamando gli altri. Ci hanno appena sgamato. Porco, lui ci hanno sgamato. Niente, ci avevano appena sgamato. Ma solo dopo due minuti di strada, sempre in una zona lì vicino. Vieni qua. Guarda, zio, che cazzo di zona. No, bro, guarda che cazzo di zona qui. Qui è assurdo. Raga, ho trovato un posto della Madonna. Zio, non mi servono le transenne, servono i bancali. Brother. Che cazzo, cambi Da un momento all'altro. Ho trovato il punto per fare un rifugio e mi servono i bancali perché... Va bene, la transenna può servire o no? No, perché i bancali servono da mettere sul pavimento, zio. Il muro è già fatto dalla natura. Guarda, dai, ti mando la posizione. Vai. Guarda che questa qui, zio, ma già ce la vedo, Ma facciamo un bel tour del rifugio che avevo trovato. Già, raga, ce la vedo di brutto questa zona qui. Guarda, zio, è perfetto qui. Tiriamo giù tutto e ci mettiamo... Qua è perfetto. Bro, non sto scherzando. È perfetto, qui abbiamo tutto. Riparo completamente naturale. Di notte non ci vedo. No, di notte non puoi vederci qua. Raga, è letteralmente perfetto. Unica cosa, non possiamo veramente scappare. Non c'è una via di fuga. Quindi un passo importante sarà creare una via di fuga che va verso quella direzione lì. Eccoli, raga. Sono laggiù. Ci stanno raggiungendo. Finalmente ci siamo ricongiunti. Porco due, gli altri. Sto morendo, zio. Scusate, sono stanchissimo. Però abbiamo trovato rifugio e loro, ok, hanno qualche bastone, qualche risorsa che potrebbe esserci utile. Sono lì, cosa pensate di farci? No, ci stanno nel rifugio, zio, ci stanno. Guardate che posizione. Venite a vedere che posizione. Lasciate qui. Questo è il nostro rifugio. C'è già dentro il mio zaino e non si vede da fuori. Guarda che roba. Oh mio Dio, però. È perfetto, raga. Non ci sono rose o spine. E a questo punto dovevamo solo metterci al lavoro. Ok, vieni qua, rompiamo gli altri legni. No, però devi tenerlo fermo. Lo so, guarda che non è di facile. Ok, perfetto. Raga, mi date un altro legno grosso? Qui. Dobbiamo iniziare a far pulizia qua. Ok, qui è buono. Ok, questo qui non serve. Ok, ora, questi qui ci servono perché altrimenti si vede. Abbiamo questa qui che è una protezione assurda. Comunque la cosa fondamentale adesso secondo me è un telo da mettere sotto. Che arriva, dai.
Questo è il posto. Avevamo il rifugio perfetto, tranne forse per qualche piccolo particolare. Raga, c'è una lumaca che non ho mai visto. Inquadra la lumaca, zio. Raga, la lumaca più grossa che abbia mai visto nella mia vita. Ma vabbè, a parte la lumacona, erano passate 4 ore sotto il sole di camminate interrotte. Raga, non ce la facevamo più. Avevamo bisogno di acqua e cibo. Sono esattamente in questo momento davanti all'aria dove danno le gallette, credo. Questa è tutta la coda che c'è, raga. Madonna, non ce la faccio più. Mamma mia, quando mai ho fatto sta roba qui? Porco due, sto morendo, raga, vi giuro. Raga, la fame ci stava veramente logorando. Io inizio veramente a perdere le forze. Non ho mangiato un c***o, non ho pranzato. Inizio veramente a star male. Raga, dovevo mangiare. Per fortuna Refe aveva trovato, guardando la mappa, un rifornitore di cracker, che però era dall'altra parte rispetto a dove eravamo noi. Vuol dire che adesso andiamo a cracker. Oh, guarda che giro facciamo, bro. Cracker, barrette. Ok. E acqua. E poi sì, c'è la barretta. Mangio la barretta. Cioè, raga, che stupido. Avevo la barretta che Zerbi si è mangiato all'inizio della sfida, vi ricordate? Io non ce l'ho, però. Anche la tua barretta è sciolta, vuoi vedere la mia? No, c'è un problema, ho messo la mano nella sacca. No, zio, non hai capito, mi si è intasata tutta la c***o di borsa. Sì. Ok, questa borsa è inutilizzabile. Tiro fuori la barretta e uso lo zaino. Vai prima a mangiare sta roba, ma guarda come c***o è messa. Bella, così. No, bro. Niente, raga, ci serviva altro cibo. E qua che si prendono gli... Togliamo. Ce ne sono, okay. Per fortuna i militari avevano ancora qualche cracker rimasto. Il problema, ne potevano prendere solo uno a testa. Per quanto riguarda l'acqua invece, raga, non c'era più niente da fare. Era già stata presa da chiunque. Noi eravamo distrutti, ma non potevamo fare altro che stringere i denti e andare avanti. Io c'erano i bancali. Ok, ora che non c'è più il sole, fra possiamo iniziare a fare cose fatte per bene. Zerbi si è svegliato, è un vampiro. No, ora sono manda in Non ho mai visto così nella sua vita, mai. Decidiamo di provare la strategia del fare pena all'altra gente. Scusate, dobbiamo parlare con il capo. Chi è il capo di tutto? Abbiamo visto che avete dei bancali che non usate. Noi ci servono 4 bancali e una coperta, tipo c'è un robo, un telo blu. Abbiamo cibo, acqua e quello che volete. Cibo, acqua. So che non sembrano usati, ma se li togliamo cade il tutto. Ah, ok. Niente, raga, il tempo stava per scadere e ora dovevamo per forza indossare le tute che ci avrebbero fatto riconoscere dagli zombie. Tutti i civili dovevano indossarle obbligatoriamente. Ma uno dei ragazzi vicino al nostro rifugio ci dà un consiglio veramente prezioso. Non scorreggiate dentro la tuta, ve lo sconsiglio. Bellissimo. Ma sudi tanto dentro? Mm. Allora ti dico, quando ci scorreggi tiri giù e la pressione dell'aria si abbassa. Porca, ti dico solo questo. Ma proprio mentre stavamo tornando al nostro fortino scopriamo una cosa terribile. Non ci credo, ci hanno invaso il fortino, zio. Non ci credo, ci hanno invaso il fortino. Ma chi è che ci ha invaso il fortino? Ma che cazzo? Ma da quanto è che siete qui? Un'ora. Ma come? Dovevamo trovare una soluzione, raga, ma loro suggeriscono un compromesso molto interessante. Ci siamo. Però loro hanno i teli, possono essere utili. Ok, dai, va bene, ci sta, un bel patto, va bene. Allora. Dai, stendiamo tutte le robe, raga, mettiamoci la tuta. Sarà una bella nottata, ve lo dico. Dai, mettiamo la tuta. E proprio mentre stavamo mettendo la tuta, la gente inizia ad impazzire per l'invasione zombie. Fra, c'è un sacco di gente che urla, beh, tipo il richiamo dei soldati. Ma perché stanno urlando così, frate? Non riesco a capire. Ma vabbè, ignorando le urla ci iniziamo a mettere le nostre tute, noi come tutti gli altri. E raga, mancavano pochi minuti all'inizio degli zombie. Oh, mancano 6 minuti, raga, il fortino. Qui leviamo tutto. Tanto ormai questo non ci servono più. Sì, ma portiamoli di sotto, zio, leviamoli perché qua tira. Avevamo portato tutto dentro il nostro fortino ed eravamo anche abbastanza tranquilli, considerando che sapevamo che gli zombie camminassero e basta. Ma poi scopriamo il contrario. Corrono? Cosa? Gli zombie corrono. Vuol dire che correrò anch'io, fra. Sono le 21:16 e da questo momento inizia l'invasione zombie. Raga, hanno liberato gli zombie. È la fine. Allora, raga, abbiamo una torcia. Guarda, e tra questo è un punto avanti. Risolto tutto. A questo punto, seguendo la nostra strategia, dovevamo rimanere fermi, seduti e immobili all'interno del nostro rifugio. Avremmo mai rispettato questa nostra legge? Zì, così importante. Andiamo a trovare la vedetta di prima. Vai, andiamo a parlare con loro. Ovviamente no. Infatti siamo andati a ritrovare i ragazzi che prima ci avevano dato le tute. Anche la vettura della Lidl. Centro di amicizia. Allora. No, raga. È vero. Sei meglio lì fuori, Me la buco. Domanda è, ma questi poveretti come scappano su qualcuno? No, infatti, ma voi come scappate? Sopravvalutate. Intanto pensiamo a difenderci. Dopo ci si un passo alla volta. Secondo dubbio. Comunque avete fatto qui un fortino enorme, ma qui, raga, sei io.
Boom, sfonda tutto. Oh, buona fortuna, raga. E dato che eravamo fuori, abbiamo deciso di fare un giro per vedere un po' gli zombie e vedere un pochettino la situazione. Tanto comunque ci avrebbero messo molto gli zombie ad arrivare. Ma raga, vediamo delle persone sedute così in mezzo al campo senza una strategia. Bella, raga. Eravamo curiosi della strategia vostra. Allora, se arrivano da là, scappiamo di là. Se arrivano da là, scappiamo di là. E se io ando qua, scappare di là. Per il dormire invece... Non dormire, dai, buona fortuna. Decidiamo quindi di ritornare a riparo nel nostro rifugio. E mentre eravamo lì, iniziamo a sentire dei suoni davvero allarmanti. La sirena. Qual è la sirena degli zombie? Ragazzi, uè! Stanno arrivando da di là. Serio? Sì. Oh, raga, stanno arrivando. Refe, Refe, gli squali stanno arrivando. Raga, raga, mi raccomando, giù, abbassatevi. E i ragazzi vicino noi ci avevano avvisato dell'arrivo degli zombie. Ma inizia a calare la notte, il nostro rifugio sembrava funzionare troppo bene. Raga, stiamo andando a vedere se arrivano oppure no gli zombie. Raga, che luna c'è? Che luna c'è questo sabato notte? Sono gli zombie? Allora, ci sono persone sicuramente. Bisogna capire. No, mi sembrano troppo tranquilli. Per... No, sono persone normali. Oh, ci sono gli zombie? No, no, scherzo. Secondo. Ancora non ne avevamo idea di che cosa sarebbe successo se uno zombie ci avesse effettivamente colpito. C'è gente che sta correndo via. Non vedo. Non fa luce, non fa luce. Raga, luce. Stanno correndo. No, raga, via. Via, via, stanno correndo. Stanno correndo, stanno correndo, stanno correndo. Correva verso il loro rifugio. Correndo letteralmente. Perché se gli zombie ci sono, non si sa da dove partono. E non partono tutti dallo stesso punto. Al che Ferro decide di fare una mossa veramente coraggiosa. Raga, io vado a fare veramente un'esplorazione bella lontana. Vado e torno. Fermi. Eravamo tutti abbastanza contrari perché non sapevamo che cosa avrebbero fatto gli zombie se l'avessero colpito. Raga, vi avviso, io sto andando proprio all'esplorazione più totale, camminando nel nulla. Io, essendo da solo, se dovessi beccare gli zombie, scappo e ce la faccio. Il problema è spero di non attirarli verso il rifugio, sennò è un grande problema. Raga, stiamo trollando i nostri vicini. Ci hanno finta di essere degli zombie. E mentre Ferro era dall'altra parte della mappa superando il fiume, decide di farci un segnale di luce con la torcia. Allora raga, io adesso faccio il video, ma è solamente per fare luce. Quindi quando si vede adesso arriviamo, però dall'altro lato ci dovrebbe essere Cap così. Cap! Ma è proprio quello il momento in cui Ferro non sapeva di essere in pericolo. Arrivano. Via, 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 via. Porca puttana. Ragazzi, stanno arrivando. Si sentono le urla. Ecco, li sento. Oh cazzo, sto correndo laggiù. Andiamo da quella parte. Zio, vieni in base, corri, nascondiamoci. Prendi la luce, Samu. Non vedo rifugio. Torniamo alla base spaventati, ma ancora non avevamo visto uno zombie. Intanto però i nostri compagni di rifugio ci dicono questo. Perché prima c'era di là qualcuno dei vostri che ha chiamato e poi è scappato. C'era Ferro? E ha detto qualcosa inquadrato qua, però abbiamo provato a rispondere, ma la gente è iniziata a correre da sopra. Oh. Sono qua. Ci sono gli zombie fuori, raga. Ci sono gli zombie, sono sopra di me. Non so più che cosa fare, raga, perché se ci sgamano a nascondiglio non abbiamo modo di scappare. Refe, dove li hai visti? Due persone con la torcia che correvano. Ok. E tre dietro di loro che stavano, li stanno rincorrendo. Quindi gli zombie hanno la torcia o no? No, ovviamente. Gli zombie non hanno la torcia. Questa qui è una bella news. No, in realtà è peggio così, zio. Sincero, perché non li vediamo. Ma i versi sono gli zombie? Continuavamo a sentire urla e versi che non capivamo. Si vede. Esatto. No, bro. Ma intanto Ferro, dall'altra parte del fiume, come se la stava cavando? Oh merda! Si corre! Correte! Via. Era riuscito ad aggregarsi con un gruppo di ragazzi che avevano perso il loro villaggio. Allora, qui ne abbiamo uno. Ok. È solo che sarà completamente sotto attacco. Oh cavolo. Quindi siamo letteralmente fottuti. Ha detto bene, siamo letteralmente fottuti, soprattutto io, che non sono nel mio fortino. Raga, io ci provo a tornare nel fortino. Ma che vada, faccio una mega corsa. Io torno indietro. Ci rivediamo dopo, bro. Ti ringrazio, bro. Ciao ragazzi. Buona fortuna. Bella. Raga, voi non avete capito che io devo rifarmi una corsa enorme per tornare indietro.
passa troppo tempo e da quando era uscito dal fortino non aveva mai ricevuto notizie di Ferro. Ragazzi, c'è un problema. Noi non abbiamo idea di dove siano gli zombie, quindi il piano d'azione è quello di uscire. Due stanno qua dentro e andiamo a prendere Ferro. Usciamo fuori dal fortino e notiamo come nella nostra zona tutti quelli che prima erano all'interno delle loro cave, dei loro fortini, stavano uscendo. Stanno letteralmente uscendo tutti, raga. Sam, ci dobbiamo muovere senza torce. Andiamo. Il rifugio è vuoto, il rifugio dei nostri amici è vuoto. Ah no. Andiamo a parlare con i nostri vicini, che a tutti gli effetti avevano visto dei movimenti sospetti. Potevano essere gli zombie. Stanno avanti e indietro, avanti e indietro. Ok, ma quindi gli zombie non vengono in arretate? Anche. Tutto chiaro. In più ci spiegano un particolare che noi non sapevamo. Ah, gli zombie sono sensibili alla luce. Sì, però aspetta, se sono troppo lontani li attiri. Se sono troppo vicini, loro indietreggiano. E quindi hai tempo di scappare. Giochiamo dopo, raga. Nel frattempo, Ferro se l'è vista veramente brutta. Raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio, pieno di zombie. La prima ondata di zombie davanti a lui. Oh, porca puttana. Porca maia. Merda, infestata. Un'orda di zombie era appena arrivata e stava iniziando a correre. Correte. Oh mio Dio. Dovevano scappare. Alto che atleti, questi c***o sono chiusi in bordo. Hanno corso, corrono, scattano. Solo che, raga, noi avevamo poche provviste di acqua rimanenti. E diciamo che Ferro forse non ci aveva fatto molto caso. No, raga, sono secco. Non ho più fatto. Non ho più acqua. Non ho più cibo da dove. Era una lunga serata, ragazzi. Lunghissima serata. Lunghissima serata. Nel frattempo noi dall'altro lato del fiume ci stavamo accorgendo di tutto. Raga, non sbaglio. Ecco dove sono. No, raga, ragazzi, uno che sta correndo con gli zombie dietro. Uno sta correndo fortissimo. Oh, cazzo, raga, sono questi. No, sono questi, zio. Sono questi qui. Adesso arrivano qui. E non mancava molto affinché gli zombie raggiungessero anche noi. No, no, sono zombie. Sì, sono zombie. Via, sto correndo. Ciao a tutti. Giù, oh. Zia, vai giù. Giù, raga. Riga. C'ero davanti a me, sono stranissimi, fanno solo versi e si muovono tutti strani così. Andiamo via. Gli zombie iniziavano a essere tantissimi ed erano tutti vicino a Ferro. Addirittura un civile è stato morso davanti a lui. Ne hanno preso uno. L'ha preso in diretta. Bellissimo. E alla fine è successo l'inaspettabile. No, bianco. Perché corre? Ferro! Porco due, raga, no! No, raga! Raga, non avete capito! Raga, è da due ore che scappo dagli zombie in continuazione, raga. Andiamo. No, raga, non avete capito, io sto morendo. Bro. Avete dell'acqua, raga? No, ci siamo ricongiunti con Ferro, raga, finalmente, dopo due ore e mezza. Dov'eri, zio? No, raga, però giù, sto malissimo. Io ho preso lo zombie davanti a me. Grande. E come fanno a colpirti? Semplicemente allora, finché gli puntate le torce, vanno lenti. Ok. Togli le torce e iniziano a correre. E ti prendono semplicemente la mano e in naso. E qui, raga, succede una cosa incredibile. Un'ondata di zombie ci prende di sobbalzo da dietro. Quindi noi non l'avevamo vista. E il nostro cameraman, mentre stavamo scappando, cade. Sono fatto, sei caduto. Ah, sei caduto, zio? Sono caduto. Oddio, quanti ce ne sono qua? Eccoli, guardali quanti sono. Guarda che casino. E mentre stavamo tornando verso il rifugio abbiamo notato che gli zombie avevano preso di mira l'accampamento di quei bastardi che non ci avevano dato il cibo. E lì sinceramente un po' ho goduto. No, regali, hanno devastati. Continuando a camminare abbiamo trovato sulla nostra sinistra uno stabilimento militare. Fila indiana. Perché siamo qua in fila? Perché danno acqua. Questo stabilimento in cambio di qualche risorsa ci avrebbe fornito cibo, acqua e altre cose. Siamo in fila indiana qua davanti per gli scambi. Tutti gli altri via. Solo che noi avevamo solamente un pezzo di plastica. Gira. C'è un'acqua. Spotti a sinistra. Cavolo, mezza acqua. Gira. Gira. Vabbè. E niente, raga, Ferro si doveva attaccare al cazzo. Ma dopo l'accampamento noi come degli idioti abbiamo deciso di andare verso gli zombie. E questa, raga, è stata fatale. Stavamo camminando nel buio completo dalla foresta. Corri. Escono un gruppo di 15 zombie, raga, vi giuro erano tantissimi. Noi ci mettiamo a scappare ma uno zombie correva fortissimo. Io e Refe ci siamo ritrovati a scappare insieme vicino a un fosso. Gli altri intanto si erano dispersi un po' in giro. Raga, stavamo camminando uno di fianco all'altro. Refe, stai bene? Zio, stai bene? Stai bene? Figa il ginocchio. Fatto male? Qui, raga, ci facciamo davvero male. Cadiamo entrambi nel fosso, io un po' più avanti, Refo un po' più indietro. Lo zombie arriva, ci cosparge di sangue. Qui abbiamo scoperto come facevano gli zombie ad attaccarti. Sporco di sangue.
Zio, ripetami nel posto. Tutto bene? Non lo so, bro. Se non sei a posto ce lo devi dire, dobbiamo chiamare l'ambulanza. No, bro, non è d'ambulanza, però figa. Non era d'ambulanza, raga, ma non riusciva a camminare. No, fermi un attimo. Sono che si è fatto male serio. Qui, raga, ci siamo spaventati davvero tanto. I militari lo prendono su e lo caricano per portarlo in infermeria. Ma dato che eravamo infetti, noi era come se fossimo degli zombie ora. Gli altri scappavano quando ci vedevano, gli accampamenti militari ci rifiutavano, nessuno voleva stare con noi. Ci serviva l'antidoto, quindi camminiamo per 1,5 km fino all'infermeria, mentre Refe era stato portato sulla sua jeepina, bastardo. E raga, qua ci danno l'antidoto. Allora, devi indossare il guanto, ma palmarlo con la mano. Questa vernice blu serviva per segnalare a chiunque che noi in realtà ora eravamo sani. I militari ti riconosceranno come sani. Ma poco dopo arriva Refe e anche lui era infetto. Sei infetto? Preso, sì. Stai lontano. Aspetta, non sparargli, il giovane, possiamo salvarlo. Allora, abbiamo un siero, possiamo salvarti? Lascia giù lo zaino. Il siero può ucciderti, ragazzo. Devi essere in buone condizioni fisiche. Quanti anni hai? 21. Ok, Riccardo, ce la puoi fare, 10 flessioni. Su, un po', dai. Uno, due, tre, dai, puoi farcela, Riccardo. Vuoi aiutarlo, non toccarlo. 9, 10, dai, ragazzi. Copri tutto. Ok, vedrai, starei meglio, Riccardo. Ce la puoi fare. Grazie. E qua torniamo in mezzo al campo. Ma ora dovevamo continuare a sopravvivere fino all'alba.